riempi, papà. Per favore, ne ho bisogno. Sì. Ci manca solo che ti metta bene di prima mattina. Allora, cosa ti hanno detto al commissariato? Le solite cose. Volevano sapere tutto per filo e per segno, come se uno poi in quei momenti stesse attento ai particolari. È già tanto che non se la faccia sotto per la paura. Senti, a Benedetta hanno detto della rapina. E come si fa a non dirglielo? Qui non si parla d'altro. E come l'ha presa? È molto preoccupata per te. Potresti andarla a trovare. Almeno telefonarle per tranquillizzarla. Senti, papà, per favore, non dirmi ancora quello che devo o non devo fare. Benedetta ha una mamma, sembra anche molto più brava di me. Le starà dietro lei in questi giorni. Ah, Paolo, sei qui? Ciao. Ciao. Ciao, Valerio. Prendi Paolo. Qualcosa? Sì, un caffè. Stamattina i ragazzi hanno finito l'identikit. Volevo fartelo vedere prima di diramarlo. Così mi dici, magari hai notato qualcosa di particolare. Ma non so, probabilmente era camuffato, no? Sì, infatti li abbiamo fatti fare sia coi baffi che con la barba che senza niente. Gli somiglia abbastanza, secondo te? Beh, sì. Sì, per somigliare gli somiglia. Non l'hai mai visto prima, sei sicuro? Guardami negli occhi, sai, quelli non cambiano mai. Ah, sì, scusa. No, Valerio, io non l'ho mai vista questa faccia, ma te lo giuro, non mi ricorda niente. Sì, mi ricorda la faccia della persona che mi ha aggredito l'altra sera nella stanza blindata. Paolo. Prova a fregarmi, non ci penso mezzo secondo a parti fuori. Sta arrivando mia madre. Paolo. Devo farlo scelto di questa cosa. Cosa succede? Forza, vorrei fargli prendere un colpo. Grazie. Sei una famiglia. Ricordatelo, Monti. Chi è? Nessuno. Come nessuno? Scusa se insisto, Paolo, ma questo personaggio deve essere venuto qui qualche volta a darsi un'occhiata intorno, a fare un sopralluogo. Sì, non lo so, però viene anche tanta gente qui e mi dispiace, Valerio, io non so che dirti. Prova a chiedere ai ragazzi. Tu, Ugo, non l'hai mai visto? Io? Sì. No. No. Vabbè, vorrà dire che chiederò a Rosa, magari lei ha notato qualcosa. No. Vero, sì. Comunque tu tieniti a disposizione, perché se lo troviamo bisogna fare il riconoscimento. Certo, senza problema. Beh. Allora vi saluto. Ciao Ugo. Ciao. Beh, che c'è? Quell'uomo! Paolo, scusi, può venire un attimo per cortesia. Grazie. Vai, no? Sì. Questa è ancora occupata, Tania. Facciamo prima la 314. Va bene. Beati loro che dormono. Thank you.
è successo? Ugo, io ho fatto tutto quello che mi avevi detto tu. L'ho lasciata mezz'ora, non di più. Non ho mai aperto il forno, ho unto la teglia. Eppure guarda che schifo. Guarda papà, forza. Non vorrei fargli prendere un conto. Sei pazzo. Sei una famiglia. Ricordatelo, Monti. Chi era? Nessuno. Come nessuno? Ma stavi discutendo con lui? Allora? Secondo te perché si è bruciata? Ugo. Ugo, ma mi stai ascoltando? Bruciata cosa? Ecco, è finito. Senti, ho ancora qualche minuto, eh? Perché non ci prendiamo un caffè? Te lo faccio io. Beatrice, ti prego, io sto via solo qualche giorno. Su, non fare così. Ma ti ricordi quando, fino a qualche tempo fa, quando partivo, come eri contenta di rimanere sola? Eh? Non è più così, mamma. Io mi sento persa senza di te. Io non so come avrei fatto se tu non mi fossi stata vicino in questo periodo. Ma io non ho fatto niente. Sei tu che sei stata bravissima. No, io mi sono dovuta fare forte perché Benedetta aveva già sofferto troppo. Ci sono un sacco di cose che non capisco. Forse non le capirò mai. Ti riferisci a Paolo? Mi riferisco a Paolo, a Samuele. Perché tra due persone che si vogliono bene ce n'è sempre una che ama di più? Sì? Posso? Sì, vieni, Ivan. Beh, credo che si possa finalmente parlare di missione compiuta, visto che Anita ed Elena faranno la testimone delle tue nozze. Sarei contento, immagino. Sperando che Anita non faccia uno dei suoi soliti colpi di testa. Ah, non li farà. Tu come fai ad esserne così sicuro? Perché ho parlato molto con lei e Anita ha deciso di essere collaborativa. Ah sì? Beh, mi rendo conto che tutte le sue azioni possono far pensare al contrario. Ma credimi, lei tiene moltissimo la tua approvazione. Non ne sei convinto? Francamente mia figlia me ne ha combinate troppe, Ivan. E tu invece, come al solito, tendi a sopravvalutare la tua influenza su di lei. Eh no, no. Io non tendo proprio a sopravvalutare niente. Mi limito ad osservare i fatti. Se io non mi fossi armato di tutta la pazienza di questo mondo per convincerla a rimanere al fianco tuo, lei col cavolo che sarebbe rimasta a Torino. Vabbè, non ti scaldare, Ivan, su. No, non mi scaldo, è che mi dà fastidio quando mi tratti così. Va bene, d'accordo. Se Anita accetterà sino in fondo di farmi da testimone alle nozze, ammetterò che tu avevi ragione. Diversamente, fino ad allora, permettimi di avere qualche dubbio. È legittimo, no? Non lo so. Cos'è che non sai? No, non riesco a capire se tu fai così soltanto per mettere alla prova la mia abnegazione nei tuoi confronti, la mia pazienza, o se ti dà fastidio. Cos'è che mi darebbe fastidio? Il fatto che lei dia molta più retta a me che a te. Perché parliamoci chiaro. Tu hai perso qualsiasi controllo su di lei e questo ti fa molto, molto arrabbiare.